8 reti, 3 rigori, un'espulsione, giocate incredibili e scivoloni rocamboleschi su un terreno pieno d'acqua per la pioggia caduta ininterrottamente. Tutto questo al Romagnoli durante Campobasso Catania, davanti a circa 2.000 spettatori, di cui una trentina provenienti dalla Sicilia, nonostante la distanza e soprattutto la drammatica situazione societaria della compagine etnea. Si parte al sesto con il vantaggio degli ospiti. Bravo Rosaia, lasciato però inspiegabilmente solo dalla difesa rosso-blu. E, come spesso accade, la gara per i lupi inizia in salita. 10 minuti dopo il primo penalty. Sala esce a valanga su Liguori in area e lo travolge. Per l'arbitro non ci sono dubbi. Sul dischetto va Emmausso, che realizza la sua prima rete, polemizzando poi con il pubblico di casa. Sulla scia del pareggio il Campobasso spinge sull'acceleratore e al 21esimo l'ex Rossetti, servito da Emmausso, con un gran gol trafigge l'estremo difensore del Catania e va ad esultare sotto la curva nord. La partita sembra non avere più storia al 32esimo, quando Candellori, dopo un bellissimo assist di Emmausso, si trova a spalle alla porta e con un'abile girata sigla la rete del 3-1. Emozioni finite, almeno nel primo tempo, nemmeno per sogno. Ci pensa Raccichini a riaprire il match con un'uscita scomposta su Greco dopo un lancio lungo, rigore e prima marcatura della giornata per il gioiellino Luca Moro, classe 2001, che nell'immediato futuro farà parlare molto di sé. Il numero 24 del Catania spiazza il portiere rossoblu. Prima dell'intervallo c'è il tempo per assistere al difficile intervento di Andrea Sala su una punizione calciata da Ladu al rientro dopo un lungo stop. Al 66esimo, ingenuità di Dalmazzi, che in area tocca il pallone con la mano. Il signor Fiero di Pistoia indica di nuovo il dischetto. Va ancora Moro, che questa volta si concede il lusso di un cucchiaio alla Totti, facendo esaltare i colleghi siciliani in tribuna stampa. Sul 3-3 i ragazzi di Baldini, non paghi, vanno all'arrembaggio, ma il gol del vantaggio ospite scaturisce da una ripartenza e Emmausso, gioie e dolori, tenta senza riuscirci un inutile tunnel con la difesa rossoblu piuttosto alta, contropiede micidiale e tripletta del solito Luca Moro, convocato nella nazionale Under 20, lasciato troppo solo dalla difesa del Campobasso. Sul 3-4 Zanchi però commette un brutto fallo su Rossetti, rosso diretto e Catania in 10. Le squadre si allungano e le transizioni sono frequenti. All'82esimo Raccichini si riscatta alla grande, deviando un tiro insidioso di Russotto. Le emozioni non finiscono. Al minuto 86 Tengo Rang ristabilisce la parità, servito alla perfezione da Rossetti. Al fischio finale applausi per tutti, ma il recente cammino della compagine molisana è un tantino allarmante, con 2 punti conquistati nelle ultime 3 partite e soli 5 in totale tra le mura amiche. Un trend che va modificato, altrimenti l'obiettivo salvezza potrebbe complicarsi.